della polisportiva Santa Savoia. I ragazzi ci hanno fatto un bel regalo, un grande pubblico, bellissima coreografia, per una realtà che comunque lotta per un calcio appunto diverso, un calcio dal basso, un calcio popolare, ovviamente anche antirazzista, è un calcio di vecchi tempi. Io adesso voglio regalare appunto la maglia numero 14, che è appunto il 14esimo anno, questa è la nostra maglia ufficiale, la rifaremo il numero 14. Però questa è la seconda sponsorizzazione, perché io faccio il testimonial per Afro Napoli. Ah, ho detto questa è la seconda sponsorizzazione di cui sono onorato, perché io faccio lo sponsor di Afro Napoli. E Afro Napoli è un'altra società come la nostra che ha messo in calcio totale. Grazie di essere qui, grazie di avermi invitato. Mi fa piacere rispondere a questa prima domanda. Molto. Il perché ho deciso di fare questo libro nel titolo? Ciro Esposito, ragazzo di Scambia. Nella cosa che scrivo dico, a un certo punto mi auguro che un giorno si possa dire di qualsiasi persona è un ragazzo di Scambia, non aggiungere una persona per bene, perché nella vicenda di mio nipote si sono intrecciate una serie di fatti gravissimi. Il primo fatto gravissimo lo riporto nel libro, un lancio d'agenzia, giovane ultras napoletano, no, giovane camorrista napoletano, napoletano ferito in uno scontro a fuoco per motivi di rapina. Prima falsità, il giovane camorrista napoletano, quando è stato ferito, aveva con sé i documenti di identità. Questa è una cosa importante, perché ci fa capire poi come il calcio, le periferie di Napoli, che spesso sono la stessa cosa, diventano laboratorio di ghettizzazione e di repressione. Perché è importante che aveva addosso la tessera d'identità? Perché mio nipote, per il lavoro che faceva, lavava le macchine, era persona nota alla polizia, perché tra i clienti dell'autolavaggio di Scambia c'è il commissariato di pubblica sicurezza. Quindi quando mio nipote è stato ferito sapevano esattamente con certezza chi era, dove viveva e cosa faceva. Nessuno ci ha mai avvisato, ufficialmente non abbiamo mai saputo né che mio nipote è stato ferito né che è morto né niente. Perché questa macchina del fango? Succede spesso, perché si parte dal presupposto che un giovane napoletano di periferia che va a Roma è delinquente per forza, e se non è delinquente lo sparano, nessuno dice niente. Ci tengo a farvi sapere come ragiona la famiglia. Qualsiasi atto di violenza in nome di Ciro lo riteniamo una coltellata a mio nipote. Voglio farvi vedere quel quartiere cos'era. Cioè un quartiere intero, per capirci, per darci una dimensione spaziale, diciamo Scambia un po' più grande di Ancona, composto da persone per bene che lavorano, in cui un'esigua minoranza, e dentro al suo, io lo chiamo il supermarket europeo della droga, è il quartiere che ha il più basso numero di drogati. Napoletano, non sono razzista, mi piace discutere con gli altri. Penso che gli altri sono diversi da me, io rispisco loro, loro rispiscono me. Quindi penso che si può essere amante della propria squadra senza essere stronzi. Per il calcio e il tifo sono diventati uno dei pochi elementi sani di identità e di socialità. Perché a me questi signori un po' scuri di pelle, che parlano solo napoletano e dicono viva Napoli, e sono nati in Africa, a me mi sono assai simpatici, perché rientrano nell'idea che io ho di nazione. Per me la nazione non è un fatto di sangue, in questo diciamo sono un ultras doc. Per me la nazione è il territorio, cioè io sto qua e amo questo posto. No, io oggi mi sono divertito a vedere tutto il casino a una partitina, no?
dico cazzo che bello, però divertirsi per la propria squadra non deve mai significare offendere l'altro. Due, io ho capito una cosa, ne discutevo prima con lui, in realtà il tifo cos'è? Il tifo è una cosa tribale, cioè noi tutto sommato, con tutte le nostre sovrastrutture ideologiche, culturali, sociali e politiche, siamo rimasti diciamo degli indigeni e usiamo una serie di ritualità, poi perché siamo molti ci mettiamo un sacco di parole difficili sopra, ma in realtà siamo rimasti dei membri di tribù e usiamo una serie di diciamo attività simboliche, no? Uno dei simboli più belli che ci siamo inventati, tra l'altro per gli orali, quando siamo andati in Argentina ci siamo inventati il tango. Paolo Conte dice una frase bellissima: il tango è il riassunto della vita come la lucertola è il riassunto di un coccodrillo. Il tango è un esempio di sì, tipico di ritualità. Il tifo cos'è? È lo strumento simbolico che noi usiamo per farci una guerra moderna, no? Io tifo, voglio vincere, ma voglio vincere simbolicamente, dal punto di vista della tribù, significa che metaforicamente voglio uccidere l'altro. Ma per ucciderlo metaforicamente ci sono due possibilità. O l'uccisione metaforica diventa simbolica, no? I belli anni 70 in cui si fotteva sugli stadi, si facevano le coreografie, in cui allo stadio arrivavano le famiglie. O tu dici: voglio la sicurezza negli stati, e ti vendi la più grossa stronzata di questo mondo, che dice alla gente che poiché non può sfogare la sua rabbia, la sua incazzatura, non funzionano i mezzi pubblici, aspetto tre quarti d'ora per vedere, quando piove a Napoli si blocca, non posso nemmeno andare sullo stadio a dire forza Napoli, cazzo fuori a chiappo razziale mi rendono bastonato. Io dico, per riportare il calcio a quello che è, faccio una battuta in giro. C'è un grande intellettuale comunista sudamericano, si chiamava Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano era un malato di calcio. A merito di Napoli ha detto che era un malato per Maradona. Un giorno, intervistato diciamo da un grande intellettuale comunista come lui, questo gli dice: ma come fai a impazzire per il calcio? Questo è un mondo di affari, corrotti, stronzi, delinquenti. E Osvaldo Soriano gli dice: guarda, tutto quello che hai detto è tutto vero. Ci però ti spiego perché amo il calcio. Ci sono gli imbrogli, si vendono le partite, però tu immagina, 22 persone adulte, in mutante, che non hanno il senso del ridicolo e che per 90 minuti girano attorno a una palla, succederà sempre qualcosa di imprevedibile. E quindi io sarò sempre un tifoso. Allora io vorrei che ritornassimo a questo. Salve, siamo qui stasera con Vincenzo Esposito, zio di Ciro Esposito. E, Vincenzo è stato qui con noi oggi in questa lunga giornata che ti ha visto presente alla nostra partita di terza categoria di Collassata, e poi stasera sei venuto qui al centro sociale a presentarti il libro. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere un po' delle impressioni sulla giornata. Una giornata bellissima, prima perché ho visto un po' di sano sport popolare. Persone che giocano per divertirsi, molto bene. Poi stasera abbiamo fatto una discussione bellissima, abbiamo discusso di vita, perché io dico che l'antidoto alla violenza è la vita. Mio nipote diciamo, ha trovato una morte tragica, perché era un giovane a cui piaceva Napoli. L'unico modo che io ho trovato per onorarlo è parlare di vita, quindi parlare di sport, parlare di sani valori popolari, parlare di nazismo. Tu stai girando in Italia diverse realtà per presentare questo libro. E l'obiettivo appunto di poter comunicare, produrre una narrazione su questo tragico fatto è quello di ricercare la verità, sì, su questo fatto, giusto? Ricercare la verità è una via d'uscita. Io ho detto... io penso che ognuno abbia il diritto di essere tifoso. Poi ho aggiunto, ognuno deve poter tornare a casa sua. Nel caso di mio nipote non è successo. Vorrei che questa morte, inutile perché le morti non sono mai utili,
potesse almeno servire a far sì che si potesse fare e tornare a casa. Poi sul mio nipote è stata rigettata una macchina del fango che abbiamo rigettato. Ha avuto la medaglia d'oro del Comune di Napoli che dimostra che era un bravo ragazzo. Adesso però vogliamo verità e giustizia. Appunto, questa ricerca della giustizia è legata al fatto ovviamente che, come credete voi e crediamo noi, che non sia stata una morte dovuta da incidenti di stadio. No, noi abbiamo detto che lo stadio non c'entra niente. Un fascista dichiarato, praticante, mazziere, equivoco, protetto, che spara con lo calcio non c'entra niente. La morte di Cile è una morte politica. Che doveva servire ad alzare il livello repressivo. Adesso vogliamo la verità, vogliamo sapere. Noi abbiamo fatto tre domande in tutte le conferenze stampa: chi è De Santis, chi lo protegge e perché. Giriamo perché vogliamo che nei tribunali emerga almeno chi era e chi lo protegge e perché.